Allora, più che un attore, un amico di Otcorn, posso definirti come tale, Francesco Di Leva. Come stai? Dalla parte di Otcorn, sempre. Sempre. E noi dalla parte di Francesco Di Leva, sempre. Noi ci incontriamo, Grazie. ci siamo visti a Monte Carlo, poi a Roma. Adesso Zoom, nonostante siamo tutti e due a Milano. Vedi? Esatto, Quando siamo infatti. distanti ci incontriamo, quando siamo vicini è così. E infatti questa cosa, insomma, va bene. Esatto. Senti Francesco, partiamo di uno dei titoli evento dell'anno per quanto riguarda il cinema italiano, che è stato a Cannes, che è Nostalgia di Mario Martone. Come sei entrato a far parte della banda? Calcolando che tu, Mario, diciamo, insomma, è un rapporto che va avanti da quanto? 17, 16? Sono 20 anni ormai, 20 anni. 21 anni. Sì. Ero un allievo di Mario, allievo attore, adesso sono sempre un allievo attore, un po' più Sei un grande. attore allievo adesso, nel senso che sei il primo attore e poi Esattamente. quello che, come Sì, dicevi sì, prima. sì. No, no, in realtà un giorno mi chiama Mario, mi dice che aveva tra le mani il libro di Ermanno Rea, Nostalgia, e che aveva avuto un'idea abbastanza bizzarra. Dice, leggilo e sentiamoci. E io l'ho letta, però. No, Quindi tu l'hai letto già pensando che lui ci stava no, sì, pensando. pensavoci, leggilo, però. Cioè, ho letto il libro, facevo un po' fatica a immaginare quale fosse poi la mia vera destinazione artistica, diciamo, all'interno del processo creativo di Mario. Anche se non mi sorprende, perché Mario è così, cioè Mario è un visionario. Cioè, tu vai di là, tu ti aspetti che vado di là e poi invece. Sì, no, guardavo Felice Lasco, ma dico, ma Felice Lasco è troppo. Non sono giusto, ci vorrebbe uno comunque un po' più grande, con un'altra fisicità, poi viene da fuori, insomma. Io ho troppo segnato sulla faccia una parte di Napoli ancora oggi, quindi sai, ma non per questo, insomma, potrei fare un lavoro come lo fanno tutti gli attori e va Sì, benissimo, però però dici. no, a pelle sentivo che non era quella, dico, può essere i ragazzini la cosa. E poi lui mi vede e fa il prete. Lì. Ma scusa, Mario, ma il prete non deve essere più anziano, sai? Perché proprio dal punto di vista Come dell'immaginazione di figura, ognuno di dici? voi, no? Sì, la fiducia va, l'idea va, no, su una figura un po' più così, un po' più saggia, un po' più. Mario dice: io voglio esattamente portare nel film un po' quello che è anche la tua natura, al netto dell'essere prete o meno, no? Perché tu sai il lavoro enorme che si fa su San Giovanni Lateruccio da anni. Ernesto. Quindi questa cosa mi sorprende e Mario quando ha iniziato a dire alle persone vicino a noi che potevo essere il prete, tutti quanti restavano sorpresi da Ma questa. che ci Cioè, azzecca? ma come. Cioè, era abbastanza bizzarro, però cioè, tu a Mario gli leggi negli occhi un luccichio diverso quando ha trovato qualcosa di. Che secondo lui è giusto, è bello, è interessante da raccontare. E Maria aveva quella luce negli occhi quando me la raccontava. E quindi io sono partito da quella luce negli occhi di Mario, mi sono fidato ciecamente. Già lì c'erano Favino e Tommaso Ragno oppure No, no? no, no, Era Tommaso è tutto ancora la arrivato scheda. dopo. Favino, Pier Francesco c'era. E poi sono entrato io. Così come dice la storia proprio del Esatto, libro, il libro. insieme a Felice Lasco, viene fuori poi Padre Rega. E avevamo una figura a cui ispirarci, che era Padre Antonio Loffredo della Sanità, a cui fanno tutti i miei ringraziamenti perché è stata una persona disponibilissima, però allo stesso tempo ci volevamo allontanare cioè non volevamo né imitare Padre Antonio Loffredo, però volevamo che fosse proprio una guida nell'avvicinamento mio spirituale, proprio perché non ne ho mai avuto uno veramente, non di guida spirituale, ma il mio rapporto con la Chiesa è abbastanza particolare. E Quindi quindi sei dovuto arrivare poi a quel è iniziato questo personaggio, percorso. Cosa? sei dovuto arrivare al personaggio del prete anche partendo da un tuo rapporto particolare con la Chiesa, quindi cioè l'hai Assoluta, costruito. sì, assolutamente, è stato un viaggio faticosissimo. Guarda, te lo dico, mi vengono i brividi da Immagino. qua.
Ma infatti noi ci eravamo, ti ricordo, ci eravamo sentiti via messaggio durante le riprese, mi detto, stiamo facendo delle cose che vedrai, insomma, sì, molto intense. Sì, è stato qualcosa di particolare, è stato qualcosa di commovente, intanto, che poi la Chiesa è fatta di uomini, quello che in realtà dovremmo capire, secondo me. Questo è quello che ho trovato in quella Chiesa alla Sanità. Ho trovato degli uomini che lavorano per il prossimo. Che sembra poco, ma è tutto invece. No, è qualcosa, qualcosa di molto essenziale, di molto semplice. Che ama il prossimo tuo come non te c'è stesso. C'è la costruzione della madre chiesa come qualcosa di lontano da noi, una chiesa che frequentano veramente i poveri, una chiesa che ho visto entrare cani, gatti, animali di tutti i tipi, con una porta sempre aperta. H24, dove è possibile pregare. Ho visto la Chiesa anche, come dire, una Chiesa strategica per portare dalla sua parte quanti più fedeli possibili. Cioè, Padre Antonio Loffredo è uno che si è inventato una cosa straordinaria, che tutti gli abitanti del Rione Sanità, una volta morti, cioè, che hanno lasciato il corpo e sono cenere, possono riposare nella cappella della chiesa. Ah, proprio come fosse un cimitero, cioè stanno là. Sì, adesso loro praticamente possono stare lì, e questo che cosa consiste, no? Strategicamente, che poi i propri cari vanno a pregare in chiesa. Non vanno al cimitero, quindi frequentano la chiesa, quindi frequentano una comunità di persone per bene, frequentano quel tipo di parroco, che non è un parroco semplicissimo. È un padre forte, cazzuto, oserei dire. E sì. Quindi capito, vedi tutto questo e dici, la chiesa così ha un senso. Certo, non è l'istituzione, non è il, no, quella che spesso viene definita. Poi c'è stato tutto il lavoro di avvicinamento molto, molto faticoso. È stato molto faticoso. Con Pier Francesco già vi conoscevate o no? No. Ah, per no, niente. No, e Tommaso? Tommaso sì, avevamo già fatto delle cose. Pier Francesco era un grande rapporto di amicizia dopo, infatti mi trovo adesso a Milano, c'era un film con lui. E non per amicizia, ma perché insomma ci siamo trovati a girare poi insieme quest'altro film, però ha fatto molto da collante, quello. Da collante, non solo nostalgia, ma la nostra amicizia, che poi questo film racconta anche quello. E è nato un grande rapporto, sono felice di discutere con lui, cioè, e di conoscere. Come l'avete l'uomo. Costruito? Poi questo rapporto, poi ci sono delle scene bellissime, no? Guarda, Mario aveva le idee molto chiare. Mario ha guidato ognuno di noi verso quel luccichio che aveva negli occhi su ogni scena, sia lui sia anche Ippolita Di Maio, che è il suo braccio destro, certo. Che sceneggiatrice, ma sapevano esattamente che cosa avevano scritto, sapevano esattamente dove volevano andare con questo film, sapevano esattamente che stavano facendo un film particolare, stavano facendo un film nella pancia di Napoli, che la sanità, sapevano di dover avere a che fare con un certo tipo di sanità, sapevano che volevano mettere in campo una serie di emozioni, sapevano che volevano mettere in campo una sceneggiatura dove raccontava una storia. Tutto sommato semplice, ma poi spero vedrete incisiva dal mio punto di vista, da tutti i punti di vista, dove racconta una Napoli senza un giudizio. C'è un artista come Mario che ha messo il suo occhio, il suo stomaco su quella città, artista che già c'era ritornato, insomma non bisogna raccontare di Mario e di che cosa ha fatto, ma voleva raccontare una Napoli con uno sguardo particolare. A mio avviso ci è riuscito moltissimo, e come sempre Mario è, senza giudicarla. E questo è un bene per quella città, secondo me. Eh sì, che già subisce troppi giudizi. Ognuno poi alla fine ha le proprie considerazioni.
Quindi, ripeto, è stato un parto lunghissimo, difficilissimo, dove ho sofferto moltissimo. Dico sofferenza perché poi ognuno di noi prova a stare sempre in una zona di la comfort zone di ogni attore, prova sempre a rintanarsi, a stare su Certo, dove quella sta? zona dove sta tutelato. E invece adesso eravamo in una zona dove Non avevi rete, stavi non avevi fuori. rete, non avevi i tuoi appigli, non avevi le tue certezze, eri nudo, e tra l'altro ti trovavi a dover essere un uomo che doveva regalare agli altri l'illuminazione, dovevi regalare agli Certo. altri l'illuminazione, provare a trovare l'illuminazione del perdono. Ma un prete anche molto concreto, uno sempre molto sereno, un prete che era pronto ad accogliere le confessioni, ma un prete anche cazzuto. Sì, che quando Quindi c'era da dirle. quelli che è un uomo, e in quanto uomo è fatto di contraddizioni. Assolutamente. Secondo me, quando poi ci sono le contraddizioni, riesce a riconoscere anche l'uomo, che altrimenti c'è sempre qualcosa che non va. Davvero. Altrimenti poi non ti tornano i conti. Esatto, se la linea è troppo dritta, dici c'è qualcosa. Anche un uomo vulnerabile, ma poi la fede, la fede ti fa tornare sui tuoi passi. Questo è quello che ho capito, che quando c'è un'illuminazione dentro degli uomini, così come Padre Antonio Loffredo, poi anche se possono agli occhi di qualcun altro sbagliare, o essere contraddittori su delle questioni o delle azioni. Poi sono degli uomini che sanno chiedere scusa, sanno perdonare e sanno riprendere di nuovo la via che avevano lasciato, magari qualche ora prima. E Certo. poi è stato bello, perché poi, quando, insomma, abbiamo visto il film, Che effetto ha fatto la prima volta che l'avete visto? Sai, quando nasce un figlio, tu non sai esprimere una vera e propria emozione. È nato un figlio, ogni cosa diventa retorica. Questo non è un film retorico, è un film che non deve lasciare. Secondo me anche le questioni aperte sul film non devono essere retoriche. Ognuno deve vedere questo film e si deve fare il proprio viaggio. E potrei parlarti per ore, ma ogni mia considerazione sarebbe troppo retorica. Spiegherebbe il film. Ecco, io la sensazione che ho provato è che quando è nata mia figlia Morena, ho avuto una sensazione che provi quando poi. Non per tutti i film, ma per alcuni film provi questa sensazione. Per questo film in particolare, sai, l'amore che si prova nel viaggio con Mario, che dura da 20 anni, avere a fianco un attore come Favino, che poi ti diventa amico, e quindi confronto, l'amicizia, un attore come Tommaso Ragno, ma come la Quattrocchi, tutto l'entourage di Mario che crea sempre come una grande famiglia che si sta ponendo un grande obiettivo. Sì. E poi anche andare a Cannes, che è come andare in Champions League, no? Dicevamo. È anche bello portare un film del genere, nel senso sarebbe stato bello comunque, ma anche andare là, o no? No, beh, la bellezza di me. Allora, posso, ti rispondo in due modi. Ti rispondo come sempre faccio io. Ti rispondo l'attore e faccio. Ma che meraviglia. E poi ti risponde Francesco, quello attore, quell'artista, se così mi posso definire, che dice: siamo Napoli, rappresentiamo Napoli. E sono felice che il direttore del festival abbia detto: è un film di napoletani. E Napoli è una città d'Italia, ma Napoli adesso è rappresentativa d'Italia, lo merita.
lo merita quella città, lo merita, sono anni che sta lì a, a lavorare, il comparto cinema. Sì, che tra l'altro sta crescendo. Sono anni che la sta facendo la padrona, e quindi, quindi stare là e rappresentarla così, con un film di genere che mi auguro vedrete al più presto possibile. È il massimo. No, è bello come dici tu, giocare sempre lì. Siamo delle persone semplici che sanno giocare una grande partita, stanno là con grande umiltà, con grande amore per il cinema. Esatto. Tra Cronenberg, Tom Cruise. Sì, con il, anche pensando a, a tutti i grandi sacrifici, e tutti i sacrifici vengono ricompensati. E questo film è stato un grande parto, sono stati 9 mesi duri. Duri, cioè girare alla sanità è come girare, ma che ti devo dire, ma duro proprio inteso come set, cioè come stare lì, come presenza. La sanità non è la, la sanità non è un quartiere, la sanità è una città. La sanità è come andare, cioè la prima immagine che mi viene in mente, tieni presente quegli incroci di Tokyo dove l'attraversano 200.000 persone e tu dici non è possibile, cioè la sanità è quella, è impensabile fare azione, silenzio, è pensabile alla sanità, cioè è impensabile alla sanità, è impensabile girare una scena e ti può capitare di tutto, cioè, e quindi scusa come ha fatto, l'ha portata dentro, cioè Mario ha portato la sanità dentro, l'ha accolta con sé la sanità, l'ha inglobata, il film è Mario, Mario è il film è la sanità è Mario, hai capito? Noi siamo impastati in mezzo ai ragazzi della sanità, in mezzo alla gente della sanità, con la chiesa, per la chiesa, nelle case, cioè, fantastico. È qualcosa di bello, di emozionante, guarda, veramente è difficile parlare di questo film. Beh, insomma, hai fatto una ci hai fatto un bellissimo racconto. Senti, Francesco, per, prima di chiudere, a giugno esce anche un altro film a cui tu sei molto legato, di cui avevamo parlato a Roma, tra l'altro, no? Che era quello di Tommy Weber, come prima. Ti riconosci adesso nel percorso, se ti guardi indietro, di tutti i passaggi? Vedi Francesco Di Leva? Le scelte che hai fatto? Mi emoziona perché... Uso spesso la parola mi emoziona, perché secondo me poi non dobbiamo stancarci di emozionare e di vivere di grandi emozioni, perché di sofferenze il film, il cinema ne porta tantissimo. Per ogni volta che io faccio un film ci stanno 10 attori che quel film li hanno propinati e non li hanno presi. E bisogna portare rispetto. Quando esce quel film tu devi godere di quella cosa, di quella felicità, di quella possibilità che ti è stato dato, ti è stata data, e di quella possibilità che tu hai, hai vissuto conoscendo altre persone, altri artisti, no? E come prima, che è totalmente un film indipendente, che trova gli stessi produttori e coproduttori di Nostalgia, al netto che poi c'è anche Medusa e Primo Mede che stanno facendo un lavoro grandissimo, io non ci avevo mai lavorato, grande stima. Lo dico al netto di tutto, c'è grande stima. Avevo un altro pensiero, e mi fa piacere dirlo così come sono fatto io, senza peli sulla lingua. Stanno facendo un grande lavoro, con il rispetto per l'arte totale, una libertà artistica pazzesca. Quelle sono, abbiamo fatto Nostalgia. Con Mad abbiamo fatto, come prima, un film a cui tengo tantissimo. Guardo il mio percorso e il fatto che in questo periodo ci sono 3 film miei in sala che vedono 3 personaggi totalmente diversi. E mi dico, vabbè, ma tutto sommato io poi sono lo stesso attore di sempre. Mi hanno dato solo, mi hanno iniziato a vedere con degli occhi diversi gli altri. Certo. Ma io sono sempre lo stesso. Quindi mi hanno dato delle possibilità, ho cercato di mettere delle lenti di ingrandimento su delle parti di me, perché poi si parte sempre dallo stesso corpo, dalla stessa anima, dalla stessa mente, al netto che la possiamo cambiare.
e fai un viaggio e immagina come prima è stato un viaggio anche lì dolorosissimo con Angelo Folletti. Tu l'hai visto il film come sì prima? Sì, a Roma. Io non l'ho visto. Ah, un grande Antonio Folletto, tra l'altro. Cioè, tu e Antonio Folletto fate la... Cioè, ancora non... Ma neanche a Roma l'hai visto poi? Non c'ero perché stavo girando Nostalgia. Ah, già, è vero che te ne eri andato. E non l'ho voluto vedere dopo. Perché ho deciso da tempo di vedere i miei film sul computer o sul telefono. Non li voglio vedere più. E poi gustare. Non li voglio vedere più. Quindi... Ma tu sei pazzo, non hai visto il film come prima, te lo devi vedere, Francesco. La tua interpretazione e quella di Antonio sono bellissime. Sì, grande copia. No, lo devo vedere al cinema perché ho promesso ad Antonio di vederlo con lui in sala, mano nella mano. E quindi spero di farlo il 16, mi sa che forse siamo a Roma al Cinema Tracy. Bene, quindi emozione che stare là e lo vedrò lì. Ho una bella sensazione, non ho visto il film, ho una bella sensazione, sai quando arrivano dei feedback da parte di altri, vedi delle recensioni che parlano in un certo modo e che se in un certo modo senza peli sulla lingua vanno dritti e ti dicono le cose chiaramente, sinceramente, usano dei bei termini, dei bei aggettivi per definire la tua interpretazione e quella del tuo collega, quindi senti una bella vibrazione, però io mi porto dentro di... quel personaggio un amore profondo, una grande libertà, lì ho sfogato moltissimo. Io ero in un terreno non facilissimo, però mi sono divertito, come non mai. Mi sono divertito proprio... Santo, allora, Nostalgia prima e come prima poi dal 16 giugno, invece l'ultima cosa, Francesco, noi facciamo sempre questa cosa alla fine, di solito è Sean Penn e Mohamed Ali, hai cambiato miti, sono sempre loro due. Come faccio a cambiarli? aggiungi un altro, sempre posso... loro. Non li posso aggiungere, capito? Devo scavare, conoscere quegli uomini, ogni volta è una scoperta. Io sto con mia moglie da 25 anni e penso di non conoscerla ancora benissimo. Mia madre e mio padre mi hanno cresciuti e penso di non conoscerli ancora benissimo. Quindi tutte le volte però è bello interrogarsi e guardarli veramente, ascoltarli veramente le persone che ti sono a fianco, così come andare a spulciare le cose di Mohamed Ali e di Sean Penn. E quindi dire, questa cosa me la sono persa, ma vedi questa cosa lì, che cosa... E così quando a volte pure parlo con mia moglie, provo ad ascoltare, cioè, l'ascolto veramente e dico, ma vedi questa cosa non me la ricordavo. Tante volte facciamo finta di ascoltare, no? Siamo nel nostro Vero. mondo. E invece provo a regalargli ogni tanto ancora qualche pizzico di attenzione, quindi mi riscopro. Bellissimo. Allora, Francesco Di Leva, grazie mille. Sai che noi hai sempre Otcorn Grazie a voi. dietro che spinge, quindi dai, prossima volta per un caffè, va bene? Grazie, Ci vediamo per un caffè. grazie. Ci vediamo per un caffè a Milano. Ciao Francesco, Andrea. Francesco Di Leva, Otcorn, grazie Ah, mille. ciao, ciao.